Con l'arrivo della neve, molti esami sono stati rimandati, ma se c'è un quid che permane, nonostante il maltempo, è il rito dello scongiuro pre-esame. Ogni studente ne ha uno e varia a seconda del genere. La scaramanzia di origine classico-popolare. Chi accarezza il corno rosso porta fortuna, chi si tocca le parti basse prima, dopo e forse anche durante l'esame, e chi tocca ferro. Poi c'è lo scongiuro prettamente studentesco, stampare 3 statini per lo stesso esame, obliterare il biglietto ATAC, portare la stessa maglietta che si aveva in un esame andato bene, non andare in bagno se non ad esame concluso, usare la penna portafortuna, indossare un particolare anello. Infine poi c'è la scaramanzia di origine cattolica. Strano ma vero, nonostante la maggioranza degli studenti non si ritenga credente, si affida comunque a gesti e a santini cristiani. Si va dal gesto della croce dopo la chiamata all'appello al rosario in tasca, fino al santino nel manuale. Esistono persino dei santi particolarmente gettonati e venerati, come San Girolamo, San Luigi Gonzaga, San Giuseppe da Copertino, ma anche Sant'Espedito da Militene, il patrono degli esaminandi e quindi specializzato in tutte le prove. Alcuni studenti hanno confessato che la disperazione e l'ansia pre-esame li ha portati a recarsi in chiesa e magari ad inginocchiarsi davanti ad un cero. Quindi, anni di studi e di scetticismo nei riguardi di queste credenze non hanno fatto abbastanza. Proprio gli studenti, che più di ogni altra categoria dovrebbero conoscere bene e a fondo le logiche illusorie che stanno dietro a queste ciarlatanerie, risultano essere i più legati a rituali propiziatori. Ma in fondo, più che di rituali, si tratta di modi per acquisire un po' di fiducia in se stessi. Prima dell'esame si ha una sorta di ansia da prestazione, la sicurezza traballa e lo studente in crisi si affida a qualcosa che gli dia il coraggio necessario per affrontare la sua angoscia. Non dimentichiamo infatti un ultimo rito, quello del cicchetto, introdotto dagli ambienti teatrali per affrontare l'ansia da palcoscenico e ultimamente in largo uso dagli esaminandi orali. Insomma, più che di scaramanzia o credenza, si tratta del bisogno di coraggio per affrontare la paura di non farcela.